Buonasera a tutti, sono lieto e onorato di portare il saluto della comunità ebraica di Torino in occasione della manifestazione che anche quest'anno meritoriamente il Conservatorio organizza per il Giorno della Memoria. Ringrazio quindi sentitamente il direttore del Conservatorio, Francesco Pennarola, e i bravissimi organizzatori dell'evento, il maestro Claudio Voghera e il professor Eric Battaglia, e con loro i giovani musicisti, la voce recitante Olivia Manescalchi, nonché gli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti che hanno realizzato l'albero di Goethe, da cui prende le mosse il suggestivo spettacolo di questa sera. Una quercia, unica superstite di un'intera foresta disboscata nei pressi di Weimar, sotto la quale si diceva che il grande scrittore amasse ritrarsi per riflettere, lasciata surrealmente in piedi dai nazisti al centro del campo di concentramento di Buchenwald, per riaffermare il loro legame con la grande cultura tedesca rappresentata da Goethe. Negli scorsi giorni, a poca distanza da questo luogo, davanti alla stazione di Porta Nuova, un altro albero è stato protagonista, dipinto in bianco con il disegno di un filo spinato ad avvolgerlo e un cartello rosso, binario 17, quello dal quale partivano i treni diretti ai campi di sterminio, dai quali la maggior parte dei deportati non avrebbe fatto ritorno. Un albero per esprimere un monito forte contro gli errori del nazifascismo e l'imperativo morale a fare in modo che antisemitismo, razzismo, xenofobia e ogni fenomeno di odio e di intolleranza non trovino più spazio nella nostra società. Lo spettacolo che a partire dall'albero di Goethe questa sera ci propone il Conservatorio di Torino si colloca nella medesima prospettiva e ci richiamerà inoltre tutti a ulteriori importanti riflessioni. Grazie dunque per la straordinaria opportunità che ci viene offerta. Ancora una volta questa sera la musica e l'arte ci stanno mostrando il loro lato più nobile, quello di alto punto di riferimento per un irrinunciabile impegno civile. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Quando parliamo dei giovani, parliamo di loro come il futuro della nostra società, come la speranza del nostro avvenire. Questo è giusto, le cose stanno così, però perché questo sia una realtà dobbiamo formarli i giovani. Dobbiamo formarli affinché siano i cittadini del futuro e siano dei cittadini migliori. Questo è il senso delle nostre istituzioni. I conservatori di musica formano degli straordinari musicisti, ma contribuiscono a formare i cittadini del domani, i cittadini migliori. Per fare questo dobbiamo insegnare ai giovani ad abitare e ascoltare la bellezza, a rispettare l'armonia. Dobbiamo insegnare loro a conoscere la storia e preservarne la memoria. Questo è quello che noi insegniamo. Questo è il motivo per cui siamo qui questa sera, per riflettere, per ascoltare, per ricordare e per preservare questa memoria affinché diventi qualcosa di vivo e di presente nell'animo di tutti, soprattutto dei giovani. Devo dire che essere qui poi questa sera, nel gennaio 2021, ha un significato ancora più profondo. I teatri sono chiusi, le sale da concerto sono senza pubblico. Essere qui questa sera per ricordare, per omaggiare il giorno della memoria vuol dire da parte del nostro conservatorio anche un atto non solo simbolico di resistenza culturale. Grazie a nome di tutto il conservatorio per essere con noi. Buona serata. Buonasera. Per il concerto di questa sera, per il giorno della memoria, abbiamo tratto spunto da un albero, la quercia di Goethe. Un albero, una quercia che era all'interno della foresta di Ettersberg, una foresta nei pressi di Weimar, che i nazisti rasero in parte al suolo per costruire il campo di Buchenwald.
lasciarono in piedi questa quercia come simbolo della loro cultura, della loro civiltà. Una civiltà e una cultura che hanno ignobilmente calpestato, perpetrando la Shoah e perseguitando minoranze come i Rom, come i testimoni di Geova, gli omosessuali, e perseguitando i disabili. Goethe è stato importantissimo per la cultura tedesca e per le figure dei musicisti che fanno riferimento alla cultura tedesca, per cui Beethoven, Schubert, Mendelssohn, per cui non è stato affatto difficile creare dei collegamenti musicali con questa tematica. Ma il testo che però abbiamo scelto, centrale, il testo che abbiamo scelto per questa serata, è un romanzo. Il romanzo si intitola Essere senza destino, dello scrittore ungherese Imre Kertész, uno scrittore che ebbe il premio Nobel nel 2002 e che all'età di 15 anni fu deportato al campo di Buchenwald, anzi in verità prima ad Auschwitz e poi tre giorni dopo al campo di Buchenwald, e che nel romanzo racconta la sua esperienza, la sua terribile esperienza nel campo. Le musiche, abbiamo detto, sono collegate direttamente a questo testo o ai testi di Goethe e hanno anche dei collegamenti di invenzione, per suggestione emotiva e suggestione intellettuale. Abbiamo poi voluto anche aggiungere, abbiamo commissionato agli studenti della Scuola di Musica Elettronica un prologo e degli interludi elettroacustici che si sono basati per la composizione, si sono basati su dei frammenti di uno dei leader più importanti di Schubert, che verrà eseguito appunto stasera, che è Erl König, appunto, che è composto sui versi della ballata del Re degli Elfi, appunto, di Goethe. Buon ascolto. Buonasera. Uno dei crimini contro l'umanità del nazismo fu la mistificazione culturale. Come tutte le dittature, anche il nazionalsocialismo ebbe la necessità di cercare delle radici fittizie all'orrore che stava perpetrando, tirando dalla sua parte intellettuali viventi e intellettuali del passato. Questo poteva essere facile con filosofi mal interpretati come Nietzsche o come Heidegger, che fu complice del nazismo in un certo senso, ma era più difficile con i grandi poeti e i grandi scrittori del passato, soprattutto Goethe, che è il nume tutelare della cultura tedesca e non solo. Il problema con Goethe è che Goethe era il nume tutelare della cultura europea e non solo europea, mondiale. Lui aveva creato una linea di pensiero che univa i popoli, che rendeva vicini i popoli che erano lontani, e tutto questo non poteva fare al caso del nazionalsocialismo. Quindi furono necessari dei passaggi dialettici assurdi e orribili, come tutto quello che perpetrò il nazismo. Ci fu il caso di un intellettuale, se possiamo così definirlo, come Alfred Rosenberg, che aveva partecipato alla società di Thule, che già alla fine della Prima Guerra Mondiale aveva tentato di leggere in chiave ariana e quindi nazista i grandi scrittori del passato. Per inciso, Alfred Rosenberg fu impiccato per crimini contro l'umanità. Lo stesso Hitler era impressionato soprattutto nell'opera di Goethe da una delle frasi del Faust, che in principio era l'azione, ma naturalmente Hitler non poteva capire che il Faust era un'opera universale. Ci furono poi aberrazioni con altri poeti, ovviamente di radice ebraica, come Heinrich Heine, che fu vietato, i suoi libri furono bruciati e nelle antologie tedesche era indicato come anonimo scrittore ebreo. Questa sera, con le musiche ispirate a Goethe, con le parole di Kertész, noi dimostriamo, se mai ce ne fosse bisogno, ma purtroppo ce n'è sempre bisogno, che la grande cultura non può essere portata dalla parte dell'orrore, e anzi la grande cultura è quello che serve perché l'orrore non si ripeta. Buona serata.
Su tutte le vette è pace. Tra le cime tutte non avverti neppure un fremito. Gli uccellini tacciono nel bosco. Aspetta. Presto anche tu avrai riposo. Na gut, wenn ihr es durchaus haben wollt. Achtung! Stillgestanden! Ihr habt jetzt bald und es soll nicht mit dem Gewehr schon meinen Arsch helfen! Commotion and not fast enough. Sono italiano. Sono italiano. Ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Ja, Ruski. Ja, Ruski. Ma ja, Ruski. Ja, Ruski. Soy español. Soy español. Je suis français. Sono italiano. Buchenwald non si è chiamata sempre così, bensì Ettersberg. Con questo nome era nota un tempo ai sapienti di storia della letteratura. Goethe vi incontrava spesso Frau von Stein, sotto una quercia bella e secolare, preservata dalla legge per la protezione della natura. Quando a Buchenwald, o per meglio dire a Ettersberg, si è cominciato a disboscare per costruire agli abitanti del campo di concentramento una cucina a sud e una lavanderia a nord, si ebbe cura di lasciare solo quella quercia. La quercia di Goethe, la quercia di Frau von Stein. I simboli non sono mai stati così a buon prezzo come oggi. Le querce tedesche sotto le quali Goethe si sedeva con Frau von Stein si salvano solo grazie a una legge per la salvaguardia della natura, tra la cucina e la lavanderia del campo di concentramento, mentre una legge contro natura è emersa in questi anni. Per dirla con una lingua più attuale, tra lavanderia e cucina c'è la quercia protetta di Frau von Stein e Goethe. Davanti a questa quercia passano ogni giorno gli ospiti del campo di concentramento, ovvero vi vengono fatti passare davanti. Alla quercia sotto la quale Goethe e Frau von Stein si sono seduti e che cresce ancora grazie a una legge per la salvaguardia della natura, che io sappia, non è stato ancora impiccato alcun ospite del campo di concentramento. Alle altre querce invece sì, di cui questo bosco non scarseggia.
Thank you.
Nelle vicinanze del nostro campo, come mi hanno detto, c'è una città culturalmente famosa, Weimar. E la sua fama già a casa era stata materia di studio, è ovvio. Tra gli altri vi aveva vissuto e operato quell'uomo che aveva scritto la ballata del re degli elfi, che so a memoria anch'io senza bisogno del libro. E dicono che qui, da qualche parte nel comprensorio del campo, si trovi un albero che lui aveva piantato e che da allora ha messo profonde radici e si è ramificato. Dicono anche che reca una targa commemorativa e che una recinzione lo protegge da noi detenuti. Thank you.
E allora ho preso congedo anch'io, da mio padre. O meglio, lui da me. Non so esattamente, non ricordo bene nemmeno le circostanze. Mio padre doveva essere uscito insieme agli ospiti perché per un momento ero rimasto al tavolo da solo con gli avanzi della cena. E trasalii solo quando mio padre ritornò. Era solo. Voleva dirmi addio. Domani mattina non c'è tempo. Disse così. Mi elencò anche lui più o meno le stesse cose sulla responsabilità e il diventare adulto che quel pomeriggio avevo già sentito dallo zio Laios, però senza riferirsi al Signore, con parole meno belle e in modo molto più conciso. Menzionò anche mia madre. Riteneva che forse lei avrebbe potuto cercare di allontanarmi subdolamente da casa. Capii che questo pensiero lo preoccupava abbastanza. I due infatti avevano litigato a lungo, discusso a chi appartenesse la mia persona, finché il tribunale si era espresso in favore di mio padre e adesso lui non voleva perdere il diritto acquisito su di me solo a causa della sua situazione sfavorevole. E questo mi pareva comprensibile. Ma invece di appellarsi alla legge, si rivolse al mio buon senso e alla differenza tra la mia matrigna, che aveva creato per me una casa calda e accogliente, e mia madre, che invece mi aveva abbandonato. Drizzai le orecchie, già che su questo punto mia madre mi aveva informato diversamente. Secondo lei era mio padre il colpevole. Cose più precise, a dire il vero, io non le avevo mai sapute. E anche adesso mio padre tornò subito a parlare della mia matrigna. Disse che era a lei che dovevo essere grato se non ero più in collegio e che il mio posto era qui, a casa, al suo fianco. Io cominciavo a essere abbastanza stanco e non ricordo più tutto quello che promisi a mio padre quando lui me lo chiese. Subito dopo però mi ritrovai improvvisamente fra le sue braccia e sentirmi abbracciato così stretto da lui dopo quelle parole mi colse in qualche modo impreparato e di sorpresa mi commosse. Non so se le lacrime mi fossero venute per questo o semplicemente perché ero sfinito, ma qualunque ne sia stato il motivo, è giusto che sia andata così. E io ho avuto anche la sensazione che a mio padre abbia fatto bene vederlo. Poi mi mandò a letto. In effetti ero molto stanco. Se non altro, questo pensai. Lasciavamo andare quel poveretto al campo di lavoro con il ricordo di una bella giornata.
Intanto eravamo avanzati di un bel pezzo. Constatai che i soldati e i detenuti intorno a noi si erano decisamente moltiplicati. A un certo punto il nostro corteo di file, formate ciascuna da 5 persone, si trasformò in una fila indiana. Contemporaneamente ci esortarono a togliere giacche e camicie per presentarci davanti al medico a torso nudo. A un tratto vidi davanti a noi 2 gruppi di persone. Sulla destra si radunava un assembramento piuttosto folto e vario, sulla sinistra un altro più piccolo, di gente in qualche modo più soddisfatta, dove tra l'altro avvistai anche un paio di noi ragazzi. Questi ultimi, almeno ai miei occhi, sembravano quelli idonei. Nel frattempo mi stavo avvicinando sempre più in fretta, dove nella confusione di quella moltitudine in frenetico movimento, già appariva un punto fisso e luccicante, l'uniforme impeccabile, il berretto rigido e arcuato degli ufficiali tedeschi. Poi rimasi solo sconcertato dalla rapidità con cui arrivò il mio turno. Davanti a me era appena arrivato il turno di Moscovic e la visita in sé non può essere durata più di 2-3 secondi e il medico gli aveva subito indicato con l'indice quell'altra direzione. Fece ancora in tempo a udire Moscovic che cercava di spiegare «Arbeiten! Sechzehn!» Ma una mano sboccata da chissà dove lo afferrò e io mi ritrovai al suo posto. Mi accorsi che lo sguardo ponderante, serio e attento del medico su di me indugiò più a lungo. Allora mi rizzai bene per mostrargli il mio torace. Quel medico mi ispirò fiducia perché aveva un aspetto gradevole, la faccia lunga e simpatica, la barba appena rasata, labbra abbastanza sottili e occhi azzurri o grigi, in ogni caso chiari, dallo sguardo benevolo. Lo osservai bene mentre lui, appoggiandomi la mano guantata sulle guance, mi tirava un po' in giù col pollice la pelle sotto gli occhi, esattamente con lo stesso movimento che conoscevo dei medici a casa. Contemporaneamente mi domandò con voce bassa ma chiara, che rivelava l'uomo istruito: «Wie alt bist du?» Lo chiese però
quasi a caso. Risposi «Sechzehn». Allora annuì appena, come per dire che avevo dato la risposta giusta, a prescindere che fosse o meno la verità. Constatai anche un'altra cosa. Anzi, provai un'altra sensazione, per quanto fuggevole, forse persino sbagliata. Mi sembrò in qualche modo contento, quasi sollevato. Ebbi la vaga impressione di piacergli. Poi mi spinse via. Una mano l'aveva ancora sulla mia faccia, mentre con l'altra già mi indicava la direzione sul lato opposto della strada, dove c'erano quelli idonei. I ragazzi già mi aspettavano esultanti, ridevano dalla gioia e alla vista di quelle facce raggianti compresi la differenza che davvero separava il nostro gruppo da quelli sul lato opposto. Era successo, se il mio intuito non mi ingannava. Thank you.
Ai piedi del precipizio roccioso da dove si estraeva la pietra ci aspettava un sergente delle SS. Era lui che attribuiva a ciascuno di noi il pezzo di roccia granitica che avremmo dovuto trasportare. Il mio vicino, più prossimo nella fila, era un giovane russo, dagli occhi chiari, le spalle larghe, ben piantato. Bisogna dire che i giovani russi di Buchenwald erano tutti molto forti. Io mi domandavo da dove fosse uscito. In ogni caso, non era nel blocco 62, il mio, dove al momento c'erano solo francesi. Un po' più tardi, dopo avermi salvato la vita, o almeno salvato da un grosso guaio, supposi che il giovane russo fosse un'incarnazione dell'uomo nuovo sovietico, esattamente come me l'immaginavo, staccatosi dalla tristezza del passato, non solo nei discorsi politici che potevano apparire magniloquenti, ma anche nella realtà dei romanzi di Platonov o delle poesie di Majakovskij. Naturalmente era idiota, o come minimo ingenuo, di un'innocenza cieca, ideologica. Più tardi è stato dimostrato che l'uomo nuovo sovietico, l'utopia più sanguinaria del secolo, cade piuttosto dalla parte del giudice Vyshinsky o di Pavel Morozov, un ragazzo che denunciò i propri genitori poco entusiasti della politica di Stalin, impresa che lo fece diventare un eroe dell'Unione Sovietica. Ma quel giorno, nella cava di Buchenwald, dopo che il giovane russo provvidenziale mi aveva salvato, se non dalla morte, almeno da un grosso guaio, io gli attribuì le virtù dell'uomo nuovo: generosità, fratellanza, impegno, umanesimo vero. L'uomo, il capitale più prezioso, non era forse questo il titolo di un famoso discorso di Stalin? Dato che questa ipotesi storicamente è crollata, non so più cosa pensare di quel giovane russo, giacché non poteva incarnare l'inesistente chimera dell'uomo nuovo della rivoluzione. Chi era? Forse un'immagine giovane, ma molto antica, ancestrale, dell'angelo custode? È l'angel bueno della mia lettura adolescenziale di Raffaele Alberti? A ogni modo, il giovane russo si caricò sulle spalle la pietra che l'SS mi aveva assegnato e che per me era assolutamente troppo pesante. Mi lasciò la sua, molto più leggera, approfittando di un momento di insperata distrazione del sadico sergente. Con quel gesto rese possibile che io portassi a termine quel lavoro che avrebbe potuto essermi fatale. Gesto inaudito, completamente gratuito. Non mi conosceva, non mi avrebbe più visto, non poteva aspettarsi nulla da me. Eravamo uguali nella nostra totale assenza di potere, membri anonimi, impotenti della plebe del campo. Gesto di pura bontà, ossia quasi sovrannaturale, o, che è lo stesso, un esempio della radicale libertà di fare il bene inerente alla natura umana. Ma torniamo al punto di partenza, ai piedi del precipizio roccioso. Il sergente delle SS della cava di Buchenwald ci osservava, me e il giovane russo, probabilmente misurando le nostre rispettive forze. Io avevo appena compiuto 20 anni, ero un giovane magro e sgraziato, per niente robusto, affatto forzuto. L'SS non sapeva nulla di me. Mi giudicava per la mia apparente magrezza, accentuata oltretutto dai mesi di prigione e di campo. In ogni caso, paragonato al giovane russo, ovviamente non c'era confronto. Il sergente ci guarda, ci paragona. Un sorriso appare sul suo volto, sorriso di delizia e crudeltà. Umano, troppo umano. L'inimitabile sorriso dell'umana allegria di fare del male. Con un cenno mi assegna una pietra enorme che deve pesare tonnellate. Poi ne indica un'altra, molto più leggera, un pezzo di granito grigio, al mio giovane russo atletico. L'SS continua a sorridere, si frega le mani inguantate di cuoio nero. Quel porco non sa niente di me. Prendo la pesantissima pietra,
La sollevo verso la mia spalla destra. Mi spinge una collera trattenuta, un lampo di odio che mi riscalda il cuore. Dopo un chilometro mi domando se non ho chiesto troppo alle mie forze. Il pezzo di roccia mi distrugge la spalla, mi opprime la cassa toracica. Sono senza fiato. Ogni nuovo passo in avanti esige da me uno sforzo che annebbia la vista. Dovrei fermarmi un istante per riprendere fiato. Il giovane russo cammina pestandomi i talloni. Ha un passo leggero, apparentemente senza sforzo, ma non mi supera. Veglia, su di me. Il sergente delle SS ci ha seguiti tranquillamente fumando una sigaretta. Aspetta che crolli. Continua a sorridere con aria felice. D'improvviso c'è confusione in coda, alla colonna, tumulti, grida, deportati SS corrono in tutte le direzioni. Il nostro sergente estrae la pistola automatica dalla fondina, inserisce una pallottola in canna, torna indietro, verso il luogo dell'incidente. Il giovane russo mi si mette a fianco, mi dice delle parole che non capisco. In russo l'unica cosa che capisco sono le parolacce, tra l'altro molto monotone, almeno nell'essenza del significato, almeno a Buchenwald, perché si tratta sempre di fottere una donna della famiglia, possibilmente la madre di quello che si vuole insultare. Ma ora non dice nulla di offensivo, non sento la parola madre né la parola fottere. Sicuramente mi sta dando dei consigli, o meglio, delle istruzioni. Non capisco le parole, ma i gesti sì. Capisco che vuole caricarsi il masso che porto e darmi il suo, molto più leggero. Passa subito all'azione, mi leva il carico che mi sfiancava, che non mi lasciava respirare. Io mi carico la pietra del russo. Mi viene voglia di piangere. È leggerissima, una piuma, una farfalla, un sorriso di donna, una soffice nube nel cielo blu. «Bistro, bistro!» dice il giovane russo. Questo lo capisco perfettamente. Vuole che facciamo in fretta prima che torni il sergente delle SS. Scendiamo per la mulattiera. Per me ormai è facile. Senza quel peso spaventoso, scendo a passo leggero, ma il giovane russo cammina, veloce come me, malgrado la pietra che si porta sulle spalle. Una forza della natura. Lasciamo il nostro carico su un mucchio di massi che nel prossimo lavoro, forse domani o nei prossimi giorni, ci faranno nuovamente spostare per la bellezza delle cose inutili. Assurde, ma educative. Addirittura rieducative. Buchenwald, nell'organigramma nazista, non lo dimentichiamo, è un campo di rieducazione attraverso il lavoro. Umschulungslager. Il giovane russo mi guarda, fresco, come una rosa, visibilmente contento di aver ingannato il sergente delle SS. Mi parla e riconosco in ciò che mi dice il verbo ben noto fottere. Data l'assenza della parola madre, che generalmente accompagna questo verbo, traggo la conclusione che questa volta esprime l'allegria di aver fottuto il sergente delle SS. Come se non bastasse, divide con me la metà di una manciata di tabacco. Fumiamo. Si annuncia la primavera. Sembra non ci sia altro da fare che abbandonarsi alla vita. Quando mi dà la mia parte di tabacco, mi chiama Tovarish. Allora mi confortò l'idea che si trattasse di un'incarnazione dell'uomo nuovo sovietico. Oggi bisognerebbe avventurare altre ipotesi, ma in ogni caso, Tovarish. Compagno. L'idiota russo, la sua bontà innata e quasi sovrannaturale. Dall'altro versante dell'umanità o della disumanità, Ilse Koch, la moglie del comandante. A lei, bisogna ricordarlo, piacevano i detenuti di bell'aspetto, i quali venivano prima spogliati nel suo letto per divertirsi e osservare, se c'era l'occasione, i tatuaggi che poi recuperava una volta che il detenuto era stato giustiziato per fabbricare paralumi.
Il discorso di commemorazione dei morti del Lager di Buchenwald 19 aprile 1945, tenuto nella piazza d'appello del campo alla presenza dei prigionieri sopravvissuti. Compagni, noi, antifascisti di Buchenwald, ci siamo riuniti qui per commemorare i 51.000 prigionieri assassinati dalle belve naziste e dai loro aiutanti in questo campo. 51.000 fucilati, impiccati, bastonati, soffocati, frustati, calpestati, torturati, morti di fame, avvelenati. 51.000 padri, fratelli, figli, morti di una morte terribile perché avevano combattuto contro l'assassino regime nazista. 51.000 madri, spose, 100.000 figli accusano. Noi, sopravvissuti, che testimoni della brutalità nazista, vedemmo con rabbia impotente cadere i nostri compagni, diciamo, il giorno della vendetta è venuto. Questo è il pensiero che ci opprime. Noi siamo liberi. Ringraziamo gli eserciti alleati, quello americano, quello inglese, quello russo e tutti gli altri combattenti del mondo libero che ci hanno portato libertà e pace. Noi ricordiamo il grande amico degli antifascisti di tutti i paesi, uno dei capi e dei pionieri della battaglia per un nuovo mondo democratico e pacifico, Franklin Delano Roosevelt. Onore alla sua memoria. Noi di Buchenwald, russi, francesi, polacchi, cecoslovacchi, tedeschi, spagnoli, italiani, austriaci, belgi, olandesi, danesi, inglesi, lussemburghesi, rumeni, jugoslavi e ungheresi. Combattemmo insieme contro le SS e le bande naziste per la libertà. Un pensiero ci sostenne. La nostra causa è giusta. La vittoria deve essere nostra. In molte lingue conducemmo la stessa lotta, dura e senza pietà, con molti sacrifici. Ma questa lotta non è ancora finita. Ci sono ancora molte bandiere naziste che sventolano e molti assassini dei nostri compagni vivono ancora. I nostri sadici torturatori sono ancora liberi. È per questo che noi qui, davanti a tutto il mondo, in questa piazza d'appello, testimone di tanti orrori, giuriamo che non abbandoneremo la lotta se non quando l'ultimo colpevole sarà stato giudicato dal Tribunale di tutte le nazioni. Il nostro fine è la completa distruzione del nazifascismo. Il nostro ideale è la costruzione di un mondo nuovo, di pace e di libertà. Noi lo dobbiamo ai nostri compagni trucidati e alle nostre famiglie. Come segno della nostra pronta adesione, noi alziamo la mano e diciamo, giuriamo.
Alla stazione presi il tram, perché la gamba cominciava a farsi sentire e tra i tanti tram in arrivo c'era proprio il numero che conoscevo fin da prima. Sulla piattaforma esterna una signora anziana e secca, con uno strano colletto antiquato di pizzo, si scansò un poco da me. Di lì a poco arrivò un uomo col berretto e la divisa e mi chiese il biglietto. Gli dissi che non lo avevo. Mi propose di comprarne uno, gli dissi che venivo dall'estero e che non avevo soldi. Allora guardò la mia giacca, poi me, poi l'anziana signora e infine mi spiegò che l'utilizzo dei mezzi pubblici era soggetto a delle norme e queste non le aveva inventate lui, ma quelli che gli stavano sopra. Se non compra il biglietto deve scendere, concluse. Gli dissi che però mi faceva male la gamba, al che l'anziana signora si voltò dall'altra parte a guardare fuori, ma con un'aria in qualche modo offesa, come se, sa Dio il perché, io le avessi fatto qualche rimprovero. Ma in quello stesso momento arrivò dall'interno della carrozza con passo deciso e vociando già da lontano un uomo prestante con i capelli neri scarmigliati. Indossava una camicia aperta, un abito chiaro di lino. Aveva una custodia nera a tracolla su una spalla e in mano una cartella. A gran voce chiese cosa stesse succedendo. Poi, porgendo una moneta al bigliettaio, o meglio, buttandogliela davanti al naso, ordinò: «Mi dia un biglietto!» Cercai di ringraziarlo, ma lui mi interruppe e si guardò intorno, tutto concitato. «Semmai certa gente dovrebbe vergognarsi!» disse. Ma il bigliettaio era già entrato nella carrozza e la signora anziana, imperterrita, continuava a guardare fuori. Allora lui si rivolse a me, con faccia mite. «Vieni dalla Germania, giovanotto?» «Sì». «Dal campo di concentramento?» «Naturale». «Da quale?» «Da quale?» «Da quello di Buchenwald?» «Sì, ne aveva sentito parlare. Sapeva anche che era uno dei gironi dell'inferno nazista. Si espresse proprio così». «Da dove ti hanno deportato?» «Da Budapest». «Quanto tempo ci sei stato?» «Un anno, più o meno». «Probabilmente ne hai viste tante, giovanotto. Orrori di ogni genere», commentò. E io non dissi niente. «Vabbè, l'importante è che sia tutto finito e passato». E mentre la sua faccia si rischiarava, mi indicò le case che sfilavano davanti a noi e volle sapere che cosa provassi di nuovo a casa alla vista della città che avevo lasciato allora. Dissi: «Odio». Per un attimo tacque. Poi però osservò che purtroppo era costretto a comprendere il mio sentimento. Del resto, a seconda delle circostanze, anche l'odio aveva un suo posto, un suo ruolo, persino una sua funzione, e aggiunse di presumere che in questo fossimo concordi e che sapeva bene a chi fosse rivolto il mio odio. Dissi: «A tutti». Tacque di nuovo. Questa volta un poco più a lungo. E poi domandò: «Hai dovuto sopportare molte atrocità?» E io dissi che dipendeva da quello che intendeva per atroce. «Sicuramente», disse allora con un'espressione di disagio sulla faccia, «ero stato privato quasi di tutto, avevo patito la fame, probabilmente ero anche stato picchiato e io... è naturale». «Giovanotto!» esclamò, ma al tempo stesso ebbe l'impressione che stesse lentamente perdendo la pazienza.
Perché dici sempre che è naturale? E soprattutto per cose che non lo sono affatto. Gli dissi che nel campo di concentramento tutto questo era naturale. Sì, certo, mi rispose. Là, è vero, ma... E qui si bloccò. Esitò un attimo. Ma... Voglio dire, il campo di concentramento in sé non è naturale. Finalmente aveva azzeccato su per giù la parola giusta. E infatti io non replicai. Perché un po' alla volta cominciai a capire. Di certe cose non si può discutere con estranei, con gente ignara. In un certo senso, con dei bambini, diciamo così. Oltretutto, mi sovvenne improvvisamente alla vista della piazza ancora esistente, anche se più spoglia e trascurata, dovevo scendere e infatti glielo comunicai. Lui però mi seguì, indicò poi una panchina ombreggiata senza schienale e propose di andarci a sedere là. Per un momento. Thank you.